Da dove parte Nina? Nina parte dal mare, ma la profondità del mare è il suo interno, cioè parte da se stessa, dal suo interiore. Quindi deve scoprire, deve fare un viaggio interiore ma anche esteriore, perché lei ha ricevuto un dono, queste 7 conchiglie, e lei sa perfettamente che queste 7 conchiglie serviranno a altri 7 elementi, quali sono la musica, i colori, 7 colori dell'arcobaleno, i 7 giorni della settimana, le 7 stelle del carro, le 7 virtù, le 7 vizi. Quindi è un viaggio simbolico. Cosa trova Nina nel suo viaggio, nel suo percorso? Prova se stessa, perché lei non si era mai persa. Lei aveva una missione, ma non lo sapeva. Cioè a lei era stato dato questo impegno anche, come tutti gli impegni che abbiamo noi quando siamo adolescenti, quando siamo ragazzi. Non sappiamo qual è il nostro viaggio, il nostro percorso, il nostro cammino. Quindi ognuno deve cercare nel suo interno, nel suo cuore, qual è la sua vera missione nella vita, e tutti ce l'abbiamo. Nina ha questo, Nina ha preso in custodia quasi queste 7 conchiglie che le sono state donate. Lei stessa ha capito che la vita è un dono, quindi anche lei ha dovuto girare, viaggiare, conoscere per poter dare a ognuno la propria conchiglia, e ognuno ha la sua conchiglia.